diciamo così, il tema dell'amore è un tema in cui sicuramente Riccardo ha qualcosa da dirci in proprio, di suo, ma è un tema in cui tutte le donne, quasi tutte le donne si sentono piuttosto atterrate e quindi io conto sullo scambio, perciò io faccio la presentazione di lui, poi lui parlerà, è un prof e gli piace parlare, sì, gli piace e lo lasciamo volentieri parlare. Io gli ho dato 25 minuti, se pensate che sia troppo poco, ma poi gli ho detto, 20, per questo posto, capite che in questo posto si dà anche molto spazio al pubblico, e quindi, però avrà la possibilità alla fine, se ci sono delle cose importanti, quando dico che è un prof non c'è disprezzo in me, perché sono una prof anch'io. E, allora, mi piace ricordare quando l'ho incontrato, è stato a Venezia in un seminario sulla differenza sessuale mentale promosso da quello che diciamo possiamo chiamare il suo prof Riccardo Fanciullacci, ed io siamo imparentati filosoficamente, io sarei a rigore come una zia sì, filosoficamente, sì, perché sono collega di quello che è stato il prof con cui lui ha lavorato, si è dottorato e comunque laureato, e siamo il suo collega, il suo prof che è stato invece il mio collega all'università, abbiamo imparato da un unico preciso maestro, poi da cui sono usciti 5-6, il suo prof, io e altri. E quindi in questo senso poi ci siamo intesi abbastanza bene, perché c'è un retroterra filosofico che ci accomuna. C'era questo, dopo questo seminario veneziano ho rivisto Corrado, scusami se tengo sempre a chiamare Riccardo. Questo mi piace. Ho rivisto Riccardo qui alla scuola di scrittura pensante che si tiene nell'inverno qui, insieme a lui, insieme a lui c'era anche Stefania Ferrando, non so se lo stesso anno, l'era fatto due volte, anche dopo, ecco, sì, sono venuti Stefania Ferrando che è qui e che anche lei, diciamo che anche lei è appassionata di filosofia, ma noi adesso ci interessiamo al lavoro di Fanciullacci. Come tipo di lavoro filosofico? Beh, intanto la prima cosa che ha firmato importante è stata con una collega, Susi Zanardo, dedicata a uomini, donne e pensiero della differenza. Un volume che hanno curato con contributi vari tra cui loro. Semplicemente io ho l'impressione che l'indirizzo di interessi di Riccardo siano volti molto a, ma se mi sbaglio me lo dici tu, come la filosofia morale e politica, quella cosa. Infatti quello che è il suo lavoro credo che dobbiamo considerare il più importante, almeno finora, è l'esperienza etica per una filosofia delle cose umane. È di quell'editore Orzotes di Napoli che ha pubblicato anche delle cose mie, quello, le lezioni, sì, le amiche di Dio, amiche di Dio, sì, sì. Adesso uscirà la riedizione del mercato della felicità, mi hanno detto. Ah sì, ecco, questo è un, è stato tuo amico, era tuo amico, beh, comunque, è un appassionato dei libri e della ricerca filosofica, perché pubblica bellissimi titoli della ricerca filosofica.
Il filone etico-politico è quello dominante nella ricerca filosofica oggi, almeno per quello che riguarda l'Occidente, cioè Stati Uniti, cioè America, anche quella del Sud, e Europa, che ha in un certo senso non rimpiazzato, è subentrato al filone, diciamo, del linguaggio, della rivoluzione linguistica, ma naturalmente la ricerca filosofica vaga in tanti campi, però questo è diventato il filone dominante per una ragione molto precisa che potete indovinare. Se ci pensate potete capire perché oggi la ricerca più urgente riguarda i comportamenti umani, l'etica e la politica. Dell'amore, lui sull'amore, Riccardo Fanciullacci, che io sapessi, non aveva scritto niente, non aveva all'imperfetto, perché un anno fa circa, non meno, mi ha detto che aveva dedicato un anno, lui insegna al master di Verona, insieme c'è anche Daniela Rivoli che insegna là, è un master sulle esperienze, la riflessione sulle esperienze. Che titolo è? Sì, dimmelo tu. Consulenza filosofica di trasformazione, un master biennale, post laurea. Anzi, scusa, devo dirlo qui, sennò no. È un master biennale, post laurea. Il titolo è Consulenza filosofica di trasformazione. Lavora su modi di praticare la filosofia al di là della semplice ricerca accademica, ma utilizzando anche strumenti della ricerca teorica, ecco, potremmo dire così brevemente, coordinato da Anna Rosa Buttarelli. È stato ideato anche, ideato e coordinato da Anna Rosa Buttarelli, che noi conosciamo bene, almeno la più parte di noi qui. E lo conosco il master, nel senso che ci ho, con le ultime forze di salire su treni, l'ho già insegnato e devo dire che è una formula molto interessante, molto. Io almeno mi sono divertita. Ecco, e allora mi ha detto che, dice, quest'anno ho lavorato sul tema dell'amore, la cosa mi ha molto colpita. Ha molto colpita perché era come una sorta di coincidenza. Cioè che io sono arrivata a convincermi contro me stessa in qualche modo, nonostante me, sono arrivata a convincermi che l'amore mi salverà. C'è una reazione musicale, questa dichiarazione. Questa formula è assolutamente teatrale, ingenua, come io ti salverò, ovviamente sì. Ecco, però io non ho voluto dire le cose a metà. Non è una certezza che ho, ma se qualcosa mi salverà, sarà l'amore. Ecco, è un tema che io ho visitato e rivisitato quando studiavo e leggevo e commentavo le Beghine, che sono del tempo di Dante. Voi sapete che Dante era convinto che le donne fossero brave in amore, ma proprio non nel senso a fare sesso, perché adesso non abbiamo. Ma Dante intendeva proprio a donne che avete intelletto d'amore, l'intelligenza dell'amore. E voi sapete anche che è così che termina la Divina Commedia, con questa potenza dell'amore, eccetera. Il tema dell'amore è sempre stato presente nella cultura occidentale in vari termini, però nella cultura ormai positivistica dominata dalla tecnoscienza era meno presente, però è stato risvegliato con grande intelligenza e profondità dalla psicoanalisi e tra quelli della psicoanalisi, che voi sapete è una delle scienze umane, chiamiamola scienza umana, non importa, è una delle imprese per la conoscenza dell'essere umano che ha subito coinvolto molto le donne. In un primo tempo
tempo sembrava solo come pazienti, ma erano pazienti parecchio bravi. Cioè sono state queste prime pazienti di Freud che lo hanno istradato. E poi ha avuto il contributo di Melanie Klein, che mi hanno assicurato l'altro giorno un tale, dice, è veramente un genio. E nella scia di Klein, io credo, ma questo è secondario, è comparso poi questo psicanalista filosofo che è Jacques Lacan, il quale ha dato una grande spinta a questo tema, a questa tematica. Infatti questa Cristiana Cimino, il discorso amoroso, dall'amore della madre al godimento femminile, è opera di una freudiana lacaniana che lavora a Roma. Ecco, adesso io non ho altro da dire se non da ringraziare Riccardo Fanciullacci e invitarlo a fare la sua parte in tutta libertà, anche di tempo, però sì, è la minore libertà che hai, per il resto in tutta libertà, ma non farti spaventare da me. Non farti spaventare da me. Lo dico perché sono una che so che spaventa la gente. Quindi, va bene, grazie. Allora, grazie Luisa, grazie a tutti voi di essere qui anche col caldo che c'è oggi a Milano. E io adesso non mi dilungherò a dire come mi fa piacere come sempre tornare qui, perché è un luogo dove ho imparato tantissimo e continuo a imparare leggendo, adesso quest'anno sono potuto venire di meno, ma vado direttamente al tema per non sprecare tempo. Adesso devo dire che la presentazione di Luisa ha squadernato tante tematiche legate all'amore, alcune effettivamente le ho un po' affrontate con gli studenti e le studentesse del corso di Verona e che sono legate al suo essere sempre stato un tema importante, ma anche l'essere tornato un tema importante anche per esempio per tutto il rapporto con la conoscenza, quella frase che appartiene alla tradizione cristiana, non si può entrare nella verità se non attraverso l'amore, è oggi grandemente ripresa per esempio da una filosofa che amiamo, sia Luisa che me l'ha fatta conoscere, ma anche io ci ho un pochino lavorato, si chiama Iris Murdoch, lei insiste molto su questo, quindi anche nella sua capacità di far conoscere, di rendere l'intelligenza più fine. Io però ecco, oggi non parlerò di questi altri aspetti dell'amore, cioè io il percorso che avevo pensato di proporre per introdurre temi da discutere insieme è legato all'accezione che forse è la prima che viene in mente ai bambini se gli si nomina la parola, cioè l'amore come elemento che ha a che fare con una relazione tra esseri umani, ecco, quindi non l'amore come potenza della conoscenza. Queste cose non sono da isolare, ma rimarranno un pochino più sullo sfondo. Ho pensato proprio di prendere le mosse da quello che ha nucleato in proposito Lacan, perché oggi è molto utilizzato, però è interessante perché parte da delle esperienze precise, no? Io sono d'accordo con Luisa nel dire filosofo e psicanalista, però non troppo insisterei sull'elemento del filosofo. Cioè Lacan, secondo me, l'operazione che fa è proprio quella di rendere pensabile quello che accade e le esperienze che emergono nell'esperienza clinica. Ecco, quindi non aveva, lo dice continuamente, non sto facendo un sistema, non sto facendo una nuova antropologia. E penso che lo si debba prendere sul serio. Quindi quando lui evidenzia alcune proposizioni, tra cui questa che vorrei citare all'inizio, molto famosa, cioè non c'è rapporto sessuale, lo fa innanzitutto per rendere conto di quello che accade in analisi. Naturalmente questa cosa ha degli effetti anche al di là e si può cercare di vedere che cosa si può costruire su questa verità nucleata. La domanda che io vorrei fare alla fine è se il modo in cui del tutto legittimamente ci costruisce su la tradizione, la scuola lacaniana, che voi sapete sono più scuole, ma adesso io dico in senso ampio, coloro, gli analisti che si rifanno alla Lacan, se il modo in cui loro costruiscono su questa frase è l'unico o non ha qualche cosa, diciamo, di dimezzato. Adesso questa frase così anticipata non risulterà granché chiara, ma spero più avanti sì.
Allora, dunque questa frase, frase famosa, non c'è rapporto sessuale, che lui formula talvolta anche, il rapporto sessuale è impossibile. Naturalmente lui usava queste modalità, diciamo, paradossali, no? Di formulare una frase che ovviamente presa alla lettera sembra evidentemente falsa. E ovviamente il suo significato va un pochino ricostruito. All'inizio, nel modo in cui lui la introduce questo tema del non c'è rapporto sessuale, è proprio in riferimento a una certa immagine di quello che sarebbe l'amore che intende criticare, cioè l'idea dell'amore come un fare uno, no? È quella metafora, quel mito, quell'immagine costruita come mito che viene narrata nel simposio delle due metà che si ritrovano, erano uno originariamente, sono state separate da Zeus e si devono ritrovare, no? L'anima gemella. Questo, nota a margine, lo sapete, non è il discorso finale del simposio. Il discorso finale del simposio è quello in cui Socrate racconta quello che dice la sua maestra di cose d'amore, no? L'unica cosa dice che so sono le cose d'amore perché le ho imparate da questa donna di Diotima. Però prima del discorso di Diotima viene narrato dal personaggio di Aristofane questo mito che è entrato, probabilmente dava già voce a dei simboli, delle immagini che ecco, si è già spento, sempre così si è scaricata. Allora, accendi quell'altro, ce l'hai davanti. Ok. Sì. Sì. Ecco, dicevo, è entrato nel nostro immaginario, no? Questa idea dell'anima gemella, della persona con cui si torna a fare uno. Ecco, allora, questo seminario famoso di Lacan, dove è nucleata e sviluppata l'affermazione non c'è rapporto sessuale, inizia proprio criticando questa idea. Lui dice è un miraggio, no? Questa idea dell'amore che come un fare uno con l'altro è un miraggio. Ora, il libro della Cristina Cimino è molto preciso nel far vedere che su questo punto Lacan è assolutamente freudiano. Cioè, anche Freud aveva l'idea che nell'amore non si fa uno con l'altro. Cioè, ma se voi sentite? Sì. Nel senso che già per Freud l'amore... Lacan si complicherà, ma in Freud l'amore non riesce a produrre questa fusione con l'altro perché è chiuso in un andamento narcisistico, no? in una dinamica narcisistica. L'amore è nell'altro ciò che si ama, è l'immagine di sé, o ciò che si cerca nell'altro è una sorta di ripetizione di quello che è stata la madre. Okay. Quando dico la madre non intendo, intendo la nozione come la usa Freud, che è molto diversa da quella che poi è stata trasformata, elaborata dal pensiero femminista che conosciamo, nel senso che c'è stato tutto un lavoro, no? Lui usa questa madre, questa cosa materna in un senso che è... che non serve a parlare delle madri, questo è una questione abbastanza complicata, è una questione che serve a parlare delle fantasie, di una fantasia che è strutturante il soggetto, di poter ritornare a questa unione, che poi Lacan dirà non c'è mai stata, da sempre perduta, ma continua a dominare il soggetto, che cerca di ritornare a questa unione e cerca quindi nell'altro un sostegno per tornare a questa presunta unità originaria. Ma ovviamente nella misura in cui qualunque persona, qualunque donna, se nel caso la relazione sia a partire da un uomo, non è questa madre, non solo perché non è la madre, ma perché men che meno è questa figura mitica di madre grazie, insieme a cui il bambino torna a fare unità originaria, evidentemente l'amore non riesce a fare la fusione che sperava, no? Quindi c'è questa inevitabile fallimento dell'amore. Su questo punto Lacan e Freud, Lacan non fa altro che riprendere Freud, c'è convergenza. La cosa interessante che fa Lacan è quella che ha tanto interessato anche poi il pensiero femminista, no? Cioè, quando lui dice non c'è rapporto sessuale, sta dicendo qualcosa di più che questa cosa che già diceva Freud, cioè che, lo ripeto, nell'amore in realtà si incontra l'immagine, la propria immagine nell'altro, no? Si ama nell'altro l'immagine di sé,
no? E quindi è una dinamica narcisistica, non si esce fuori dal soggetto, amo nell'altro qualcuno che rispecchia quello che amo in me, ecco. E di conseguenza non incontro davvero l'altro, no? L'altro diventa un supporto di una mia fantasia, di un mio fantasma. Lacan fa un passo oltre, no, questo, e lì entra, secondo me, il discorso diventa ancora più interessante. Quando lui dice non c'è rapporto sessuale, non sta semplicemente dicendo non c'è quella fusione, quel fare uno di cui parlava Platone, sta dicendo che non c'è la complementarietà tra i sessi. E ora capite bene che questa affermazione è molto più forte in rapporto alla tradizione culturale occidentale, no? Perché dire non è vero che ci si riesce, che l'amore è una fusione, qualcosa che in fondo tutti gli adulti in qualche modo sanno per via delle delusioni per cui sono passati. Dire invece che non c'è una complementarietà tra i sessi, cioè che il rapporto non si regge su una complementarietà tra i sessi, è un'affermazione molto più forte. E su questo punto, a mio parere, Lacan, sì, a parere anche di studiosi più accreditati di me, tra cui la stessa Cimino, fa un passo oltre Freud, nel senso che, mi spiego, Freud, abbiamo detto, nega che nell'amore si riesca a fare uno con l'altro, ma pensa che ci sia una sorta di complementarietà tra i sessi, nel senso che non è certamente la complementarietà di cui parla, ad esempio, la tradizione teologica cristiana, ma è una complementarietà che lo porta a dire che cos'è che cerca una donna, almeno il primo Freud. Beh, cerca quello che può trovare diventando madre, ok? Quindi, quando nella prima parte del suo lavoro Freud cerca di tematizzare la sessualità femminile, la posizione femminile, dice che tutte le inquietudini di questa posizione si risolvono nel prendere la posizione materna. Quindi, in un certo senso, con alcune complicazioni, se volete poi parliamo nel dibattito, attraverso gli strumenti della psicanalisi difende quell'idea che è, sappiamo, una delle strutture, una degli assi portanti della concezione patriarcale, per cui la donna si realizza nell'essere madre, no? La donna è pienamente donna, si realizza pienamente come donna nell'essere madre, no? Lui fa quelle tre distinzioni sui tre possibili destini della femminilità e dice quello normale, quello meno problematico è quello in cui ottiene quello di cui manca dall'altro sotto forma di figlio, no? Quindi, ecco. Quindi in un certo senso sembra pensare una sorta di complementarità. Le inquietudini dell'uomo si risolvono nel diventare padri, le inquietudini della donna si risolvono nel diventare madre, no? Quindi in quel speciale rapporto le cose tornano, ecco, i conti tornano. In realtà, ripeto, non è proprio così, perché poi nella parte Freud era molto onesto intellettualmente, quindi quando le cose... Andiamo avanti. Okay. No, ma fai bene, poi ne riparliamo al massimo. Sì, sono d'accordo. No, perché ecco, allora. Non vogliamo sentire quello che... Sì, ma ci sta arrivando. Allora, se c'è una sorta di difesa della complementarietà, invece con Lacan abbiamo il riconoscimento che la complementarietà non c'è. Ora, a questo punto, lo avete immediatamente avvertito, mette Lacan in uno stretto rapporto col movimento delle donne, no? Perché è chiaro che una delle affermazioni cardine del movimento delle donne, del femminismo, è stata proprio quella di separare l'essere donna dall'essere madre, non per criticare l'essere madre, ma per dire che la consistenza della posizione femminile, la consistenza della posizione femminile non si dà nell'essere madre. Una donna è donna a prescindere dal fatto di scegliere di diventare madre, no? Ecco, su questo punto c'è una convergenza, e su questo vorrei soffermarmi un secondo perché è interessante. Luisa diceva la psicanalisi non solo ha interessato le donne, ma anche è un sapere che ha sfruttato l'esperienza femminile, no? Ha messo al lavoro l'esperienza femminile, pensava alle isteriche naturalmente che danno inizio al lavoro di Freud, ma in questo punto con Lacan troviamo un'altra di queste convergenze. Lui in questa pagina famosa del seminario su queste tematiche del seminario 20 dice le mistiche, no? Cita le mistiche, dice di essere arrivato attraverso un ragionamento logico a capire, a fare questa distinzione, ma evidentemente sta imbrogliando le carte, nel senso che evidentemente lì, tra l'altro lo evoca, c'era il movimento di liberazione femminile che stava
agitando le acque, aveva nel seminario donne come Antoinette Fouque, come Iri Garay, che seguivano il seminario e stavano lavorando su queste tematiche, quindi evidentemente lì non è una cosa in cui Lacan capisce qualcosa che poi viene ripreso al movimento delle donne. C'è già un recupero, ecco. Io la metterei in questi termini. Io penso che quell'affermazione, così arriviamo già subito a una tesi, quell'affermazione non c'è rapporto sessuale, sebbene voglia avere una portata generale, cioè voglia dire non c'è mai complementarità tra i sessi, la relazione di coppia non si può reggere su una complementarità tra i sessi che faccia come da binario al rapporto nella sua concretezza, di fatto è una tesi a cui lui arriva perché stava cambiando il mondo in quel momento. Okay? Lui ne parla come se fosse una tesi generale, no? Si è sempre creduto che c'era complementarità, si è sempre sbagliato, non c'è mai stata. Ma qua bisogna far intervenire la storia, no? È qualcosa che curiosamente non è così esplicito nella maggior parte dei lacaniani, no? Anche per esempio quando Recalcati fa analisi, per esempio, del femminicidio, e giustamente riporta nell'analisi del fenomeno ha una difficoltà maschile ad avere a che fare con l'alterità e la libertà femminile, disconosce totalmente l'elemento storico, no? Come se fosse un problema di incapacità di avere a che fare con l'alterità femminile che c'è sempre stata, no? Non c'è il riconoscimento del fatto che è avvenuto un cambiamento storico. In che cosa consiste questo cambiamento storico? Non nel fatto che la complementarità che c'era ora non c'è più, ma nel fatto che non c'è più la possibilità di credere che ci fosse la complementarità, no? Mi spiego meglio. C'erano forme d'ordine dei rapporti, quella che Iri Garay chiamerebbe un'eticità, un ordine simbolico che organizzava le relazioni, che si presentava ideologicamente come fondato sulla natura dei sessi, no? Ecco, la donna sta a casa perché in questo modo si realizza pienamente. L'uomo va nello spazio pubblico a fare politica perché questo è il modo in cui si realizza pienamente. La sua natura, le nature di ciascuno dei due giustificano quel modo di organizzare la relazione, no? Ecco, è questa giustificazione qui quella che salta nella seconda metà del Novecento. Ed è questa, ed è il saltare di questa giustificazione qui, ciò che Lacan ha l'acutezza di tematizzare e sviluppare con quell'affermazione non c'è rapporto sessuale. Quindi c'è davvero un debito della psicanalisi più avanzata su queste tematiche, che a mio parere la psicanalisi lacaniana, con il movimento delle donne. Nel senso che è un debito nei confronti di quel movimento storico che ha smosso quelle forme che erano talmente antiche da sembrare naturali, e ha mostrato che naturali non erano affatto. Manca solo un passaggio. Siamo anche in tempo. No, vai in casa, sì. Ho detto tu. Sì, vabbè, ma poi possiamo riprendere la cosa. Quindi, ho cercato di far vedere questo collegamento tra questa affermazione famosa di Lacan, che ritroviamo anche in psicanalisti famosi, che scrivono anche sui giornali, vanno in televisione, eccetera, non c'è rapporto sessuale, ho cercato di far vedere che ha un significato generale, non c'è complementarità tra i sessi. Questo vuol dire che il rapporto tra i sessi va giocato di volta in volta, no? Non ha dei binari a cui ti puoi appoggiare. Questa cosa qui, nel senso, vorrei che fosse ma intesa nella sua radicalità, no? Cioè, dobbiamo pensare prima al fatto che i ruoli erano davvero presentati come un destino, no? Quindi i dubbi che potevano esserci, le inquietudini che potevano esserci in una donna, certamente ci potevano essere, c'erano, se ne trovano testimonianza, ma avevano sullo sfondo questa immagine che quello è il destino, okay? Quella è il modo di realizzare, quindi al massimo poteva essere che una donna non si sentiva all'altezza di quello che era propriamente l'essere donna, no? Ecco, questa cosa qui viene meno, cade quello sfondo lì e quindi cadono una serie di forme che quello sfondo legittimava. Oggi sui giornali, in Francia, in Italia,
si parla molto del tema del matrimonio, perché c'è tutta la questione del matrimonio per tutti, la richiesta del matrimonio per coppie omosessuali, eccetera, eccetera. Perfetto, è tutto uno sviluppo importantissimo della questione. Non è meno importante, però, non dare per scontato che è assolutamente problematico, sono assolutamente problematiche le forme dello stesso matrimonio eterosessuale. Nel senso che non è, io lo cerco sempre di dire ai miei amici cattolici, no? Cioè, non è una questione dove abbiamo chiaro che cosa sia il matrimonio, le forme del matrimonio nel caso di una relazione eterosessuale, e l'unico problema è capire se sia opportuno o meno estendere alle coppie omosessuali, eccetera. No, no, abbiamo anche un problema di capire se quelle forme ricevute sono all'altezza di quello che di fatto struttura anche una coppia eterosessuale, cioè la libertà femminile, cioè il fatto che non si può più dare per scontato quei meccanismi di destino che invece funzionano, e che poi diventano anche cose molto pratiche. C'è il momento in cui il lavoro di lui e il lavoro di lei portano in direzioni diverse, e non è più scontato chi dei due si deve sacrificare, no? Non è più questa cosa qui non è più scontata. Quindi si pone un problema anche a livello proprio di, tra virgolette, economia domestica, ossia di eticità della relazione. Ecco, questa eticità della relazione è proprio ciò che deve essere elaborato all'altezza della libertà reciproca, no? Del fatto che c'è un nuovo soggetto. Se volete, è la grande sfida di Rigarai, è un vero peccato che Rigarai, che si è formata con Lacan, ha lavorato con Lacan, poi c'è stato un grosso scontro, sia così, io vorrei anche dire violentemente, anche un po' superficialmente messa da parte, no? In tutta questa galassia lacaniana. Ci sono libri su Lacan e il femminismo che liquidano i Rigarai in 3 pagine e con discorsi che sono di tipo ideologico. Ideologico vuol dire che l'obiezione è sempre presupposta come tu fai questa obiezione perché non hai capito Lacan, no? Non viene mai il sospetto che forse abbia capito e stia facendo comunque l'obiezione, no? No, invece se fa obiezione è perché non ha capito Lacan, e quindi c'è sempre questa rispiegazione, no? E invece la sfida di Rigarai è a un tratto in cui è davvero rigorosissima. Vogliamo parlare di amore, perché ci sia amore tra due, ci devono essere i due, no? E se ci devono essere i due, ci deve essere lo spazio perché ci sia anche il soggetto che prima non era propriamente soggetto. E cosa vuol dire non era propriamente soggetto? Non gli era riconosciuta la possibilità di dire di no, no? Questo poi è il punto che lei mette in evidenza. Allora, se siamo d'accordo sul percorso fatto fino adesso, possiamo fare quest'ultimo passaggio, che riguarda appunto le modalità per affrontare il nodo. Quando Lacan parla dell'amore, dice: c'è un amore che è il sogno del fare uno, e c'è un amore che sta all'altezza del non rapporto, no? Vuol dire, c'è un amore che si colloca senza presupporre la complementarità, senza presupporre quei binari che fanno andare le cose, ok? Nasce da un incontro tra due singolarità e sviluppa qualche cosa, no? Lui dice, c'è un punto, dice, percorsi del riconoscimento che richiedono coraggio e pazienza. Ecco, che nasce da questo incontro, non è garantito, non ha una natura, dei binari, uno schema, un rituale che lo garantisce, come invece succede con gli animali, no? Una tigre sa bene che cosa deve fare per l'accoppiamento, ha un rituale che l'etologia può formalizzare. L'uomo non ha questa cosa qui, no? Non ha questa natura che lo garantisce. E Lacan però ammette la possibilità di questo amore contingente che riesce a stare all'altezza del non rapporto, riesce a creare un legame senza avere questo fondamento naturale. E ovviamente, giustamente, i neolacaniani insistono su questo, Ricalcati e molti altri, anche Cristina Cimino, insistono su questo punto, ed è giusto e importante. Però questa questione di invenzione singolare, a me sembra, questa è la questione che volevo discutere un po' con voi, a me sembra che, pur essendo legittima, se è l'unica, sia un po' dimezzata. Mi spiego. Si dà per scontato che non ci possa essere creazione di simbolico.
no? Il simbolico è quello in crisi. Possiamo cercare di arrangiarci, di Lacan usa un verbo se debrouiller, no? Che sarebbe sbrogliarcela, di sbrogliarcela a livello di due singolarità che si sono incontrate ed è scoccata questo qualcosa che li ha fatti incontrare, ha fatto sì che per un momento fuoriuscissero dalla chiusura nel fantasma. Ma è soltanto una questione di invenzione singolare? Ecco, lì esattamente a questa altezza, a mio parere, si colloca la sfida che ha mosso già 30 anni fa Irigaray, che è uno dei punti che, a mio parere, il pensiero della differenza porta ai lacaniani, che lo fraintendono e credono che invece nasca da un fraintendimento, per cui rispiegano la cosa. Abbiamo capita la cosa che non c'è una natura che fa da binare, d'accordo? Il problema è davvero impossibile tentare di tessere un'eticità, nel senso di Irigaray, un ordine simbolico, nel senso della libreria delle donne di Milano e anche della stessa Irigaray, per trovare nuove forme per i rapporti. Capite il punto? Cioè, c'era una forma che si presentava come naturale, è andata in crisi. In questo scenario di rovina, il punto su cui insistono i lacaniani, comprensibilmente perché fanno clinica, è l'arrangiamento singolare di ciascuno. È legittimo, stanno facendo clinica, ma non dobbiamo pensare che sia impossibile che ci sia invece una politica del simbolico, quindi al di là dell'arrangiamento singolare, che tesse altre forme di relazioni. Questo è proprio quello di cui parla Irigaray nel libro Etica della differenza sessuale, che non è assolutamente fare una morale che dice come gli uomini si devono comportare con le donne si devono comportare con gli uomini. Quel titolo cosa vuol dire? Vuol dire pensare una forma di relazione in cui sia inscritta la libertà dei due soggetti. Però sono forme di relazione, non è semplicemente un arrangiamento di pingo pallino e pinga pallina. Quindi non è semplicemente un arrangiarsi singolare. A me sembra che questa sia una delle sfide interessanti, che uno dei livelli di conflitto alti tra queste due tradizioni di pensiero. Ora, io poi potrei anche fermarmi. Diciamo che su questo punto, la mia inizialmente l'idea di costruire la cosa intorno a questo librino di Estevay Soler, che è di là nel banco, non è che ce ne siano molte copie, ma c'è, e che si intitola Il matrimonio come una delle belle arti, no? Ed è interessante lì perché si pone, Cristeva discutendo con il marito, in realtà sono una raccolta di testi vari, ma ce n'è uno più importante degli altri dove fanno questo dialogo, e cercano di rendere conto di questo loro lungo rapporto, di questa loro relazione che è durata vari decenni, dura tuttora. E però la formula a cui arriva Cristeva non è proprio la più straordinaria, nel senso che lei dice è un aggiustamento reciproco, è un continuare a inventare, a cercare di comprendere il linguaggio dell'altro che resta pur sempre estraneo, no? Quindi è mantenuta l'idea che non si arriva a conoscerlo, a inglobarlo in uno schema, e questo è la relazione, no? Quindi di fatto è un arrangiamento tra due singoli che riesce a durare nel tempo. Allora io mi chiedevo, è possibile che ci sia un'invenzione di simbolico che pur nella differenza stia nella posizione in cui stavano le forme precedenti, cioè qualcosa che è terzo tra i due, che sostiene i due che cercano la relazione. Ecco, e in questo senso non è semplicemente tra quei due, no? Non è semplicemente i due che cercano di... Fate delle facce che mi sembra di non essere chiaro, vabbè, poi al massimo mi dite che cosa non è chiaro. No, sì, no, mi fai pensare. Cioè, sto facendo pensare. Voglio dire, a livello semplice il punto è questo. Un conto è che io debba trovare i modi per far andare con tutti gli arrangiamenti del caso, perché non c'è un destino o un binario che ci sorregge, il rapporto tra me e la mia compagna. Un altro è cercare di pensare quali potrebbero essere le forme anche condivisibili da parte di altri che sostengono due che, capite? Quindi per esempio è un problema raccolto da una parte della teologia, no? Che cerca di dire, possiamo pensare il matrimonio, nel senso per esempio faccio un attimo riferimento alla teologia cristiana, possiamo pensare il matrimonio smettendo di presupporre la complementarità tra i sessi?
no? È una sfida legittima. Cioè, se c'è un discorso cristiano sul matrimonio che continua a presupporre la complementarità tra i sessi, e quindi continua a dire che in realtà la donna si realizza in un certo ruolo, ce n'è un altro che cerca di dire cosa potrebbe essere il matrimonio all'altezza del fatto che poi è un'esperienza quotidiana, le cose non vanno da sé al loro posto, no? Cosa potrebbe essere il simbolo terzo che sostiene i due all'altezza del fatto che le cose non vanno da sé? Ecco, questa è un po' la questione che mi sembra sia del tutto in linea con un certo tipo di pensiero. Scusa, c'è già una teologia che sta pensando a questo ci o no? Ci sono tentativi che vanno in questa direzione. Okay. Sì, ci sono tentativi. Quindi hai in mente una cosa che sì, c'è perché, già? Per esempio, per citare adesso, visto che Luisa è stata gentile, ha citato quel testo che abbiamo curato con Susi Zanardo, in quel volume lì c'è un contributo di un teologo importante, che lavora a Milano, si chiama Pierangelo Sequeri, che è tutto giocato su mostrare come nella Bibbia ci sono in realtà due paradigmi, non uno. No? C'è il paradigma di Adamo ed Eva a cui è affidata l'edificazione del mondo e il paradigma del Cantico dei Cantici. E il punto di Sequeri in quella relazione è dire non fanno uno questi due paradigmi. Cioè, nella misura in cui sono due, non viene promesso che sia facile tenere insieme le due cose, cioè il desiderio, l'innamoramento, l'amore fisico e l'edificazione del mondo. Non è promesso che la cosa vada da sé. Ecco, questo è un modo per dire che è una sfida che non si può fondare su qualcosa di già scritto nella natura o a livello istintuale, come invece accade con i rituali di corteggiamento degli animali, eccetera. Ora, non ho voluto con tutto questo discorso cancellare l'importanza che Lacan dà alla mistica, che è stata valorizzata tra l'altro proprio da Luisa in uno dei saggi delle Amiche di Dio, riprende quella pagina, la valorizza e poi allo stesso tempo fa anche degli spostamenti importanti. Non volevo disconoscere l'importanza di questo. Quel discorso lì, sulla posizione femminile come una posizione che ha un rapporto con l'altro, dove l'altro non è l'altra persona, ma è questo godimento eccedente, no? Qualche cosa che non riesce a stare nelle coordinate del linguaggio ricevuto, non è senza peso per la sfida che abbiamo detto, no? Cioè quella di provare a costruire un simbolico che sia all'altezza della libertà dei due, perché chiaramente un simbolico all'altezza della libertà delle due soggettività non potrà essere un simbolico fisso, no? Non potrà fissare dei ruoli semplicemente diversi ma di nuovo fissati. E allora quella caratteristica che è quella che viene chiamata il godimento femminile, no? E cioè che potremmo dire è l'avere un rapporto col fatto che le cose non tornano, okay? Che non c'è una parola per tutte le esperienze, una parola per ogni esperienza, no? che c'è che il linguaggio ha un buco, ecco, che c'è qualcosa che non torna e che quindi c'è una dinamicità che si sta in piedi muovendosi, no? Non trovando finalmente la categoria che mette tutte le cose a posto. Ecco, questo tipo di esperienza che Lacan dice è proprio quella che mostra la letteratura mistica, e su questo mi sembra che anche per esempio Luisa in quel saggio sia d'accordo, è senz'altro importante, no? È quell'idea che per il simbolico che cerchiamo di tessere deve essere un simbolico che fa spazio ai passaggi, no? Che non cerca di cristallizzare le cose ma fa un maggiore spazio alla dinamicità. Però fare un maggiore spazio alla dinamicità, a mio parere, non significa dire in questo scenario di rovina è questione di arrangiarsi singolarmente. Mi potrei fermare qua, se potete domande. Tu avevi anticipato qualcosa anche a proposito di Carlo Valoni. Ah sì, certo, sì, è perché poi ho cambiato un po' il percorso. Sì, questo libro qua è strepitoso. Io nel seminario che si chiama Vai pure, no? È la trascrizione di un dialogo che lei ha fatto col suo compagno di allora, un artista, Pietro Consagra, è proprio trascritto, inizialmente l'avevano trascritto per rifletterci loro due, poi dice abbiamo deciso di pubblicarlo per contrastare l'omertà che pesa sul rapporto di coppia. Io quest'anno ho cercato proprio di metterlo in rapporto anche a questo librino di Cristeval Soler che è uscito di recente. Questo è interessantissimo perché qui si vede quanto è difficile. Ecco, qua si vede quanto è difficile trovare
tessere quel nuovo simbolico, perché è, beh, chiaramente ci sono dei momenti dove le cose che dice consagra, anche onestamente, sono sorprendenti per un uomo della mia generazione, nel senso che senti davvero che è un'altra generazione, però sono significative perché vedi, tocchi con mano come quello che si presenta come una relazione d'amore sia tutta intrecciata a mettere, in questo caso Carla Lonzi, in un ruolo, no? E tra l'altro sono, si vedono tutti gli elementi descritti dalla psicanalisi, perché gli chiede di essere la donna che lo cura, no? Quindi una, diciamo, una simbolica tipo materno, ma che assecondi le sue fantasie erotiche nel momento della fantasia erotica, quindi tutto quel tema freudiano della donna dell'amore, la donna del sesso, e anche però che lo sostenga come artista, quindi la figura della musa, la figura che lo... Ed è voi l'avrete letto con esperienze di tipo diverso dalle mie, è stata davvero una lettura sorprendente, perché c'è una, vorrei dire quasi un'ingenuità nel modo in cui lui le chiede di sì, però tu dovresti sostenermi in quanto io faccio l'artista, che al di là del sorprendere un po' soggettivamente, a mio parere fa toccare con mano quanto sia difficile sganciarsi da delle strutture in cui si è formati. Ecco, la tessitura di nuove forme è difficile, perché si vede come lui, che sembrerebbe avere le migliori intenzioni, scivoli in presupposizioni che sono sorprendenti. Cioè lui dice, no, ma io infatti sono molto interessato alla tua ricerca, e continuamente la rimette in qualche tipo di ruolo, in qualche tipo di schema. È straordinario poi come lei sempre riesca a scartare, a mettere in evidenza, a far vedere come lui non riesca a vedere che cosa gli rende possibile quella creatività, no? Lui continua a mettersi in una posizione della rimostranza. Io sono creativo, tu non mi stai sostenendo. E lei continua a far vedere come in realtà tutta la verità delle relazioni che lei ha portato nel rapporto tra loro sia ciò che gli ha reso possibile fare tutta una serie di mosse artistiche. Adesso non entro nel dettaglio. Quindi c'è anche tutto questo aspetto. Però io lì l'ho voluto evocare, anche insomma far leggere, è piaciuto anche molto agli studenti e studentesse del corso, proprio perché si vede quanto le migliori frasi, l'amore, la relazione singolare, perché non è che lui dice no, devi stare a casa e devi occuparti dei figli e di pulire la casa mentre io faccio artista, no, gli dice abbiamo un rapporto di alto livello, di scambio, sei un intellettuale anche te, eccetera. E nel momento in cui fa tutta questa affermazione che sembrerebbe il riconoscimento della libertà, continuamente piega su ritornare a forme di ruoli in cui... che sono proprio la concretizzazione di quel rapporto che non riesce a fuoriuscire da sé, no? Perché gli dice devi farmi da mamma, devi farmi da fantasia erotica, ecco. E quindi ci sono tutti questi tratti. Il libro è scritto 35 anni fa, nasce da una conversazione che è accaduta 35 anni fa, però ci fa toccare con mano quanto profondo, quanto in profondità arrivino le difficoltà della tessitura delle nuove forme. In effetti questa cosa qui la si potrebbe anche agganciare, voi so che avete discusso del libro di Ida Lumignani, Il trucco, no? Che è un libro molto, molto interessante, l'ho letto di recente, per tutto il problema delle fantasie maschili e delle pratiche maschili per avere a che fare con la dimensione erotica, che restano una questione aperta, ecco, anche nel libro, perché lei è bravissima a far vedere tutta una serie di cose che saprete se ne avete appunto discusso. Quando però si tratta di parlare della sessualità maschile, anche comprensibilmente, non ci sono affermazioni impositivoli, quindi ecco, è tutto un terreno da indagare, ecco, da indagare non solo a livello teorico, anche da in cui fare sperimentazioni, non c'è una risposta lì. C'è una risposta lì, anzi talvolta sembra un po' una colpevolizzazione del dire questo è semplicemente il godimento dell'idiota. Vabbè, ecco, ma di questo parliamo magari nel dibattito. Va bene? Sì, ti ringrazio del rapporto di questo. E credo che magari questo sia rianimato. Ti ringrazio moltissimo. Sì, no, sì, no, sì, la luce è accesa, si è rianimato. Si è rianimato. Sta funzionando.
no, so, ha funzionato quando la luce c'è, capito? Se è scarica, uno, due, se si carica, non si spegne. No, funziona. Ma funziona. Non ci credo. C'è una femmine ingrandimento. Se dite che vi basta, sono geli tutti. Io ho... Ha bisogno per le persone la, che... da cambiare qua il sistema. No, scusate, perché io ho attivato questo col filo, quindi ho disattivato quello. Perché sennò fanno contatto tra loro. Quanto, come vuoi te, te lo spiego. Prova Luisa. Se vuoi usare quello, prova. Uno, due, sì, adesso riprendo. Vediamo per quanti minuti. Sistema generale. Sì. Allora, ti ringrazio Riccardo molto della carrellata, eccetera. C'è una idea centrale che tu dici, riproponi la necessità della politica del simbolico, ma la ripropone mentre noi, io almeno, l'abbiamo sempre trattata come per togliere di mezzo il potere e far subentrare rapporti di autorità e di autorità femminile in specifico, tu invece ci arrivi, non che per la strada di questo campo di macerie che è costituito dalle relazioni tra i sessi e la difficoltà che c'è permane di pensare che si possa ricostituire, che si possa creare ordine simbolico nei rapporti tra donne e uomini. Ecco. E qui ci sarebbe anche interessante ascoltare esperienze, naturalmente, ci sarebbe da fare un impianto quasi per una interrogazione di esperienze di persone giovani e giovanissime, perché anche così. Poi altri punti importanti è ma ciascuna di voi probabilmente ha in mente. È affascinante comunque questa idea che tu hai riassunto molto bene, che in qualche senso, in un certo senso me l'hai come dire, esplicitata, e cioè che c'è un amore che sta all'altezza del non rapporto per invenzione singolare. Ti devo dire la verità che questa tesi, che questa idea è quella che io avrei in qualche modo trovato, come quando dicevo che l'amore è, se c'è, è l'unica salvezza. Mentre tu ti spingi più avanti pensando a una cosa di nuovo ordine simbolico, nuove forme al posto della complementarità, che non franata la complementarità, è stata svelata nella non libertà femminile, nel sacrificio che è stato imposto alle donne della loro libertà, e che da due secoli almeno in Occidente, in altri posti forse è più una muta sofferenza, in Occidente ha dato luogo a varie forme di proteste, di femminismo, eccetera, alla quale tuttavia mi sembra che la risposta che l'Occidente ha trovato è povera, perché è una risposta di cancellazione della differenza, più che altro, cioè di togliere di mezzo la differenza sessuale, per cui adesso l'impegno di alcune di noi come me è quasi di salvare la differenza sessuale, cioè di dire no, io non intendo essere libera a prezzo di non poter chiamarmi donna, non intendo essere libera a prezzo di rinnegare la relazione materna, ecco perché la tendenza sarebbe poi cancellare la relazione materna e poi costituire una parità che cancella la differenza. La formula che noi qui alcune,
tanto, insomma, si usa spesso. In te non l'ho sentita, volevo sapere cosa ne pensi, e cioè il senso libero della differenza sessuale, cioè che la formula di questo nuovo che deve venire fuori sarebbe riassunta in il senso libero della differenza sessuale. Ecco, non so cosa ne pensi tu, se la trovi adeguata, e poi se puoi, se vuoi, accennare anche alla tua personale esperienza. Non possiamo imporre a chi viene ospite il partire da sé, però noi lo pratichiamo. Sì, beh, ti ringrazio molto anche per la cosa che hai detto all'inizio, cioè è verissimo che c'è, sono due modi di arrivare alla questione della politica del simbolico. Uno è quello di scartare dalla politica del potere, e l'altro è quello che parte, diciamo, dalle crisi, dalla crisi delle forme d'ordine precedenti. Secondo me in Irigaray c'è anche questa cosa qui, quindi non è che mia voglia darmi la originalità di averlo fatto, però ecco, è interessante rimarcare le due cose. Su il senso libero della differenza sessuale, beh sì, certo, è una formula su cui rifletto tanto, posso anche dire, se qualcuno interessa, se non altro perché ci lavora tanto Diana Sartori, nell'ultimo numero della rivista di Diotima, che è una rivista ad accesso libero su internet, si chiama Per amore del mondo, l'ultimo numero, dicevo, ci sono vari contributi su questo, e anche uno che ho scritto io, e che è proprio un tentativo di riflettere su questa formula, il senso libero della differenza, e che è una formula che io penso molto feconda, però questo mi porta a fare un po' lunghino, quindi forse non meglio adesso non, ecco, sì. Invece sulla questione del partire da sé, no, non volevo assolutamente evitarlo. Sappiamo che partire da sé non è fare l'autobiografia. Però certamente alle tematiche, alle questioni, mai da per come lo capisco io, è cercare di spiegare in che senso la questione a cui si è trattato, in questo caso che ho trattato io, si lega anche all'esperienza personale, la mia. E la cosa non è nata soltanto da domande e nodi che sono emersi 2 anni fa nel corso al master, ma anche naturalmente la mia questione di cercare di capire come praticare una relazione d'amore e che vuole durare nel tempo, e quindi che non è semplicemente l'incontro, ma è un concatenarsi a partire dall'incontro, un rinnovarsi dell'incontro, ma ovviamente senza ricadere in forme che non solo non andrebbero bene, non sarebbero per nulla efficaci, essendo che se non si fa spazio alla libertà di lei, la relazione finisce molto rapidamente, come può confermare lei stessa. E quindi, insomma, quindi c'è anche questa mia questione. Però si annoda, non è solo un problema, non volevo solo venire a fare lucubrazione su una questione mia, perché si annoda anche a una tematica di cui abbiamo parlato tante volte qui negli ultimi numeri di Via Dogana Cartaceo, e cioè di capire questa differenza tra l'elemento appunto singolare e l'elemento che c'è in più nel momento in cui si fa politica del simbolico, che a mio parere ha a che fare con questa tessitura di forme, che poi è quella che nel linguaggio tuo è l'invenzione di pratiche. Ecco, una pratica è qualcosa di più di una relazione, no? Perché ha una forma che può essere ripresa da altre. Magari siamo io e te o tua vita che fate una pratica, ma nel momento in cui è una pratica non è soltanto la vostra relazione, ma è qualcosa che può essere ripreso. Esattamente come l'autocoscienza è una pratica, non è semplicemente quello che è accaduto, è stata ripresa. Ecco, quella cosa lì, a me io ho cercato di, non sono solo io, anche Stefania Parando ci ha lavorato anche prima di me, su Via Dogana ha scritto un testo che a me era servito molto per capire questa questione. Ecco, pensare le forme sarebbero questo che c'è in più a ciò che fanno i due singoli, sia che sia una relazione d'amore sia che sia una relazione di politica, perché è quello che inventano e che può essere ripreso, e quindi ha a che fare con una eredità, se vogliamo, no? Sì, con un tramandarsi, ecco. Bene, allora tu confermi
questo importante spostamento così che è fatto qui, cioè proviamo a pensare le pratiche nella relazione d'amore, nei rapporti d'amore, in particolare nei rapporti d'amore tra uomo e donna, che ecco, proviamo a vedere lì, a misurarci politicamente con questa cosa qui, la rivoluzione di carattere simbolico, che, cioè, anche passando anche lì, ma tu ci chiedi, beh, sei venuto a parlare d'amore, sì, e gli inviti a pensare in questa chiave. Adesso la parola a quelli, quelle che hanno voglia di fare domande, osservazioni, critiche. Io volevo dire una cosa. No, quest'ultimo chiarimento, diciamo, mi ha convinto, perché cioè, ritengo che è molto importante il quadro che hai delineato, no? Ecco, soprattutto questa cosa dell'impossibilità oggi di vedere la complementarità come la forma, ecco. E anche questa cosa che dicevi, appunto, che però Lacan rimane in questo sbrogliarsela da soli e tu avevi bisogno di qualche cos'altro. Però a quel punto lì io sentivo, adesso che diciamo sono state introdotte le pratiche, è diverso, sentivo come andare alla ricerca di una forma, no, che sostituisse la complementarità, e anch'io, diciamo, penso che in questo sbrogliarsela c'è in realtà l'idea importante di inventare giorno per giorno. Però ecco, e quindi chi, diciamo, non hai voluto stare nelle, no, nei ruoli, ecco, ha fatto e fa questo lavoro qui. Solo che effettivamente, allora la mia cosa era, questo non è narrato, non è raccontato. Adesso tu parlavi di Cristeva, lei comunque ha tentato di narrarlo, quindi diciamo dovremmo avere molta più attenzione a queste narrazioni, perché... perché o si passa attraverso le narrazioni, quindi le nostre, quelle di chi ha scritto, adesso a me era venuto in mente anche Benay Sayag, che parecchi ormai anni fa aveva scritto un libro sull'amore, anche lui è uno psicanalista, no? E che lei, lui diceva che in questa nostra epoca era l'unica cosa rivoluzionaria, ti ricordi? Ecco, per esempio anche lui ha tentato, no? E allora, perché o si passa attraverso narrazioni, e quindi diciamo questa cosa delle pratiche si sostanzia da narrazioni anche di aspetti, no? Oppure secondo me il rischio, perché un po' in Etica della differenza sessuale di Rigaray c'è quel rischio di immobilizzare le cose, insomma, no? A me poi alla fine il finale di quel libro lì, che ho trovato un libro straordinario, però il finale mi aveva lasciato molto perplessa, quindi ecco, diciamo, io stiamo attenti, allora io credo che la narrazione sia l'unica cosa che evita, per cui sono sempre appunto formulazioni provvisorie che qualcun altro può riprendere se ci si trova, no, oppure no, ecco, ecco, io vedo, però mi sembra molto importante se si incomincia, soprattutto la parte di persone più giovani, perché appunto la cosa che dici di vai pure, e cioè, si sentono quei 35 anni, perché queste forme mentali 35 anni fa erano molto più radicate nelle persone, tu non ce l'hai? No, infatti. Ecco, e quindi diciamo ci servono narrazioni di oggi. Io. Allora, volevo fare un intervento anch'io. Ti tengo no, va bene così.
Grazie Riccardo, è stato molto interessante il tuo discorso, il tuo ragionamento e anche Vita. Allora io riprendo proprio questo scambio tra di voi, perché dico sì, sono importantissime le narrazioni, perché da lì si possono fare delle invenzioni di pratiche, ma anche parole in cui ci si riconosca perché ti aiuti, cioè sono essenziali trovare parole di scambio e che possano fruire. L'esempio l'ha detto Luisa prima, per esempio, senso libero della differenza. Questo è una cosa che poi ciascuna sostanzia con esperienze sue, tentativi suoi, oppure un'altra che mi pare che abbia formula, che abbia inventato tu stessa, il massimo di autorità col minimo di potere, nell'ambito di un ragionamento di anni della libreria di Diotima su questa cosa dell'autorità femminile, lo scarto dal potere, una cosa così ti riesce a come anche gli sottosopra riescono a dire con parole che toccano l'esperienza di ciascuno e ciascuna, cose che ciascuno e ciascuna vive, che se non formulate rimangono, si perdono nella singolarità, invece c'è bisogno appunto così. E quindi io ritorno alla tua lettura del vai pure, e perché volevo farti una domanda, perché mi interessa molto capire qual è questo scarto che tu senti rispetto a Consagra in un rapporto con una compagna, quando il livello del rapporto appunto è così, di una relazione anche intellettuale, anche di, no, di comunanza, di vita, di obiettivi, di intenti. Perché dico intellettuale? Perché mi pare poi invece che tu citi anche il trucco, e quindi tutto il livello dell'immaginario sessuale, maschile, stiamo su questo. Perché forse è lì invece che c'è più il punto, cioè forse lì ci sono più resistenze rispetto a una, uso la parola intenzionalmente, emancipazione da un patriarcato che probabilmente costringeva anche gli uomini, bla e bla, e quindi che intellettualmente sia lui che segue lei perché lei nel suo lavoro ci sta, che intellettualmente il papà porti i bambini a scuola o cambi pannolini, ci siamo, è entrato nella cosa. Forse però il livello dell'immaginario sessuale, e quindi lì i nodi vengono al pettine lì, e lo vediamo anche con, insomma, i fatti di cronaca lo dicono. E quindi ecco, che non ci sia da fare un lavoro da parte maschile a questo livello, non lo so, ecco, adesso va bene. Comincia a dire qualcosa. Nessuno si è segnata. Beh, ma poi ci sono altri giri, così comincia a dire. Sì, sì. Sono d'accordissimo su quella critica che fai alla fine di Etica della differenza sessuale. Il problema di Rigarà in quel libro lì, e non l'ho detto prima, è proprio una cosa che bisogna stare attenti. Cioè, quando io volevo dire, tra le cose che meritano di essere pensate c'è anche la relazione d'amore, ma non volevo dire che si doveva ritrovare un modo per dire alle donne che è lì che devono andare. Ok, ecco, il punto fondamentale è questo, mentre il discorso della complementarità era un discorso che diceva quella è la vera realizzazione, qua invece sappiamo per certo che una donna può benissimo cercare la libertà, la realizzazione di sé, la sua cosa, al di fuori di una relazione, sia con un uomo, sia con un'altra donna, fare altre cose. Io dico, se due scelgono di praticare la relazione, ecco lì c'è bisogno di inventare delle relazioni di sostegno a questo desiderio, che però non è assolutamente detto che debba essere di tutte le donne. Ecco, questo è assolutamente fondamentale, mentre il Rigarà su quello ha un'ambiguità, perché da un lato fa un discorso che è vero, è generale, cioè dire i due soggetti, quando si sono costituiti soggetti liberi, devono pensare come abitare il mondo, ma abitare il mondo non è il matrimonio, perché poi lei fa il discorso, fa proprio questo errore assurdo, no? Cioè i due soggetti
costituitisi devono pensare come abitare il mondo, che per esempio può voler dire come abitare i luoghi di lavoro, no? Come abitare gli scambi politici, no? L'amministrazione. Io dico, una città. Se poi, tra le varie cose che scelgono di fare, scelgono la relazione di amore che dura, non semplicemente una cosa più evanescente, allora c'è il problema di un sostegno simbolico, ma non è assolutamente il destino, quindi è importantissima questa cosa, ti ringrazio di avermi consentito di ritornarci. Sulla faccenda delle narrazioni sono di nuovo d'accordo con te, Vita, e infatti questo discorso, io poi sai come sono, poi è un po' il mio difetto, ci arrivo un po' con il ragionamento filosofico, però è vero che il discorso si dovrebbe concludere con un'indagine a partire da dei pratiche e anche contesti. Io ci aggiungerei anche questo, pratiche, narrazioni e anche contesti, perché i contesti generano pratiche e generano narrazioni, no? Quindi c'è qualcosa di più che la semplice narrazione di, per esempio, Kristeva, che poi io ho trovato un pochino deludente perché loro fanno veramente tanta roba molto intellettuale, cioè parlano poco. Io speravo che parlassero di questo loro arte dello stare insieme, invece... mio parere dicono poco, però sono d'accordo che poi il discorso deve sostanziarsi con alcuni esempi concreti, anche per esempio, prima qualcuno mi chiedeva sulla teologia, tu mi chiedevi, no? Anche per esempio vedere come ci stanno lavorando coloro che sono interessati alla questione del matrimonio, anche quello è un luogo dove si può andare a vedere, sono, quindi è vero che devo farlo. Tu hai sottolineato la questione delle formule, no? Sì, sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro è una delle cose più belle per me proprio nei sottosopra, il rapporto tra le pratiche e i momenti in cui c'è la formulazione teorica che salva e riscatta la pratica, no? Sì, sì, ci avevo anche scritto una cosina. Proprio mi interessa. Tra l'altro è un rapporto che ha una somiglianza con la cosa di Lacan. Cioè anche Lacan quando dice non c'è rapporto sessuale, anche quella non è una tesi da cui si può dedurre, è una cosa che deve raccogliere tutto un lavoro che accade nella pratica clinica. Naturalmente questa è una pratica, quella a cui fai riferimento tu, trasformativa, politica, quella invece è che cosa succede nella clinica, lì c'è la differenza. Però le formule sono fondamentali se sono memorandum di ciò che è successo nella pratica, non pretendono di sostituirla. Tu ne hai citate due, un'altra che a me piace sempre ricordare anche proprio nella mia pratica di vita è il sì della donna non si può saltare, no? Che è un'altra di queste... Di queste formule che sono nate da un guadagno nella pratica, ecco, mettiamola così, non sono belle pensate, no? Come dice Lia, non è una bella pensata, è una. Boh. Però tu poni il problema complesso dell'immaginario sessuale, su cui vorrei. I nodi vengono al pettine, no? Sì, penso che vengano al pettine dei nodi. Non so se sono tutti i nodi. Perché effettivamente se diamo retta a quella cosa che diceva Segueri che vi raccontavo, no? Cioè, da ripensare le forme della relazione che edifica, ok? E lì, come dici tu, ormai certe cose sono entrate. L'altro giorno ero da Feltrinelli, cercavo un libro, tra l'altro anche importante, di uno psicanalista che si intitola La società senza padre, che è un libro del 1919. Sì. E questa amica che lavora a Feltrinelli mi diceva, ah, uno che si è ispirato al Calcatico, no, questo penso che sia uno che si è ispirato al Calcatico, però poi mi ha fatto un'osservazione molto intelligente, diceva, però sai, io mi sono anche un po' stufato di sentir sempre dire società senza padre, società senza padre, perché poi vai al parco, ovviamente lei si riferiva anche a suo marito, e ci sono tanti padri che hanno pratiche diverse, quindi invece di leggerlo in non c'è più il padre, andiamo a vedere come si sta trasformando la pratica della paternità, come per esempio fa Marco, no? Sì. Ecco. Quindi su tutto quello sono d'accordo. La faccenda dell'erotismo, no? Della dimensione erotica, è invece un po' più uno scoglio, no? Però non so se metterlo subito in termini di patriarcato, nel senso che è davvero una questione su cui dobbiamo, a mio parere, entrarci provando a sospendere delle precomprensioni. Su quel punto lì anche Ida ha alcune cose che tiene ferme, no? Forse la cosa è più complessa, perché il punto è questo, no? Come viene fuori in Lacan? Il godimento umano, dell'essere umano, no? Non è un godimento di un oggetto determinato, no? Sconfina. E quindi ci sono delle strutture che aiutano a contenere, ad avere a che fare col godimento.
quella che definisce la cosa che Lacan chiama la posizione maschile ha a che fare con la messa in serie, ok? È un, cosa vuol dire? Vuol dire che io pratico l'infinità come una cattiva infinità, cioè aggiungendo, ok? La formula del godimento è no, non è mai il godimento che arriva, non è mai quello atteso, e allora sarà quello dopo, no? Questa è la messa in serie, non è, c'è un di più, ma sarà quello dopo. Questo è lo schema di quella che lui chiama la sessualità seriale maschile. Invece il godimento eccedente femminile, di quello che lui chiama posizione femminile, è un riuscire a stare più nei pressi di questa eccedenza, di questa infinità senza la messa in serie. Ora, e qui si vede che Lacan è un grande psicanalista, ma non è proprio la filosofia, nella tradizione filosofica questa cosa qua è stata tematizzata. Per esempio, Sant'Agostino cerca di pensare alla differenza tra un fruire che non è un consumare, cioè è una vera che fare con un'infinità che non è una sequenza. Possiamo provare a pensare a una sessualità diversa da questa della serialità? È una questione difficile, è una questione molto difficile, anche perché qui non siamo, è a tre, il campo è a tre, non ci siamo soltanto noi, la crisi del patriarcato, no? Non ci siamo... C'è anche il capitalismo, no? Cioè c'è anche le forme che il capitalismo inventa per mettere al lavoro quell'infinità in maniera diversa come faceva il patriarcato, no? E quindi con tutta la serialità, tutta la pornografia, tutta la sessualità, per esempio, resa possibile attraverso internet. Sarebbe interessante andare a studiare proprio anche sociologicamente come è cambiato il rapporto con il fatto che tu adesso puoi avere accesso a miliardi di megabyte di dati pornografici su un cellulare, no? Rispetto a quando quelle scene che si vedono nei film di Woody Allen, di quello che compra, quando lui compra 10 giornali per poter comprare anche il giornale pornografico, no? Per metterlo lì, sto solo facendo una ricerca, no? Eccetera. Ecco. E quindi tutta questa cosa è a tre. E quindi lì sono d'accordo con Ida. Ida lo dice benissimo. Dice non c'è semplicemente la crisi, c'è il discorso del capitalista, la crisi del patriarcato e la ricchezza del pensiero del femminismo radicale, eccetera. È certo che nessuna di queste tre cose è propriamente ha come suo scopo di pensare all'erotismo maschile. Non ce l'ha il pensiero femminista, perché giustamente pensa, non ce l'ha il capitalismo che gli dà una risposta, gli dà una sua soluzione, non è che fa una ricerca, e che non ce l'ha il patriarcato che gli dà un'altra risposta. Quindi è un problema sì. Che esiste. Io non ho tanto rapporto con i gruppi di autocoscienza maschile, che immagino si parlino un po' di questa. Certamente è un tema che sta al centro di tutta la riflessione, per esempio, teorica di teorici omosessuali. Per esempio, come si chiama? Leo Bersani, che è un filosofo, pensatore, non è propriamente filosofo, è un critico letterario americano. Che a partire da Foucault fa tutta una riflessione su le altre forme di erotismo a partire anche dalle esperienze dell'omosessualità, e quindi è un campo molto complicato quello lì, perché è tutto intrecciato a cose anche psicanalitiche, no? vai a toccare anche dei simboli, no? La cosa più banale ormai è diventata di senso comune, no? Quella per cui l'angoscia maschile di farsi mettere sotto, no? Quindi tutta una serie di cose sono intrecciate, arrivano ad essere intrecciate anche con il pensiero di un erotismo. Io devo dire che non sono proprio tanto entrato in questo ginepraio, è abbastanza complicato. Penso che si debba farlo con strumenti psicanalitici. C'è una frase bellissima di Antoinette Fuchs che dice: sì, c'avevo tante amiche nel femminismo che erano critiche della psicanalisi, ma non potevo affrontare questo tema rinunciando al sommergibile di Freud per attaccarmi al canotto di cosa. Quindi c'è gli strumenti della psicanalisi servono anche la causa della libertà, insomma, per affrontare questo. Però non sono tanto. Anzi, quando ho letto il trucco sono andato in crisi una settimana. Una cosa che va molto brevemente. È una precisazione, una curiosità sul termine, su alcuni termini che sono stati usati. Lo sbrogliarsi
che io vedo come sinonimo anche di arrangiarsi, sì, che tra l'altro nella mia personale analisi c'è stato. Come ho vissuto e come è stato posto, la frase era letteralmente da parte di un bravo analista, non da un analista della domenica, cioè, ognuno si arrangia come può, rispetto a un sogno piuttosto forte, importante e che mi portava lontano poi da una mia esperienza invece di relazione reale. Come ho vissuto questa cosa, come si può porre a livelli più alti e più generali che non siano la mia personale cosa, anche se parto da me e va sempre bene. Non l'idealizzazione. Se a me non piace arrangiarmi o sbrogliarmela, posso essere accusata di voler idealizzare. Sia relativismo, che però in qualche modo non dico che sia offensivo, ma che ti rimanda a quello che tu sei. L'ognuno si arrangia come può, mi ricorda non nei termini belli del Vangelo, il ditale contiene l'acqua del ditale, il bicchiere del bicchiere, ma lei è quello che è e faccio un po' quello che può. Ecco, in tutto questo, in questo dire, che poi non è stato approfondito perché io non ero rimasta, secondo me, schiacciata, non ero riuscita ad andare avanti, ci possono essere poi percezioni di sensibilità personale, per cui può sembrare anche disprezzante, anche se non lo è. Io trovo che ci sia un'assenza totale da parte del bravissimo analista che te lo pone di pratiche politiche, non solo poste da donne in quel momento, ed erano 10 anni fa in cui questa cosa mi viene detta, ma anche che non siano nella psicanalisi presenti delle ricchezze, delle questioni che vadano oltre all'ognuno si arrangia come può, rispetto a un sogno estremamente perturbante sulla sessualità che avevo fatto e che mi allontanava dai rapporti reali che io avevo in quel momento. Non so se sono... Sì, sì, no, è un problema fondamentale. Allora, ribadisco un punto perché sia chiaro. È legittimo e in un certo senso è inevitabile che la psicanalisi insista su questo, nel senso che hanno ragione i psicanalisti a dire quando abbiamo qualcuno, una donna, un uomo, sul lettino, non è che gli diciamo fai la rivoluzione, no? Ok? Quindi è chiaro che c'è un tratto in cui costitutivamente quel tipo di legame porta in una direzione che ha a che fare col preparare la cena con quello che c'è in frigo, no? Sbrogliarsela con i resti, con i fare la famosa giacchetta col, o il paltò, la giacca col tessuto che hai. Esatto, ecco, tutto questo tipo di metafore sono inevitabili e del tutto legittime. Il problema è capire se, primo, sia o no possibile una politica che faccia tesoro di alcune delle verità che emergono in quel legame lì, e se questa politica, per essere fatta, non richieda di modificare alcuni degli assunti del discorso che viene fatto in quello spazio. Quindi, se vuoi, un problema che è simile anche a quello che era stato posto quando l'autocoscienza è diventata pratica dell'inconscio, no? Una delle questioni era, ma tutto quel sapere che si accumula nel rapporto può essere rigiocato per fare trasformazione del simbolico? Cioè, da sbrogliarsela inevitabilmente ha a che fare con una questione singolare. Uno mi può dire, beh, la politica non è altro che una somma di individualità disperse in uno spazio di... Però, insomma, stiamo dicendo che è uno sbrogliarsela, ognuno se la sbroglia. Che è legittimo, però non è... non c'è il momento di invenzione politica. A me sembra... Ecco, non c'è il momento di invenzione politica. Mi sembra un po' un gioco di parole dire che l'invenzione politica è che ciascuno se la sbrogli. No? Ecco, ok. Pur d'accordo sul fatto che... È esattamente il problema. Esattamente. Questo è esattamente il luogo di dibattito tra il femminismo della differenza, non solo adesso libreria delle donne, c'è anche, per dire, anche lì a Melandi su questo converge, no? Tutto quel femminismo radicale italiano, il punto che ha con la psicanalisi è questo. Cioè, che poi che cos'è? Tradotto. La psicanalisi dice, no, certo, la donna è altra, sfugge alla funzione fallica. Cioè sfugge al linguaggio, no? Perché il linguaggio è strutturato alla funzione fallica. E qui si tratta di dire, è possibile un ordine simbolico che sia al di là del fallo? Mentre per Lacan è possibile un godimento al di là del fallo, ma dice che non può essere il linguaggio. E infatti dice, le donne, per quanto le supplichiamo, tacciono, no? Ecco. E qui invece il punto è possibile un ordine simbolico, una pratica di parola che va al di là del fallo. Pratica di parola, non solo un godimento. Ecco, qui secondo me c'è la possibilità di una politica. Poi tu mi chiedi, ma forse ci sono delle ricchezze? Ah, beh, certo. Per esempio, uno come Žižek, no? E lui scommette che c'è una possibilità di una politica lacaniana. Io qui sto dicendo che secondo me non c'è una politica lacaniana.
c'è una possibilità di una politica che riprende delle cose di Lacan ma va al di là di Lacan. Ci sono alcuni che invece dicono è possibile una politica lacaniana, io non è che capisca tanto, per me i più onesti per i lacaniani, per esempio Jacques Alain Miller, non fanno una politica, dicono fanno un'altra cosa, ecco. Però c'è qualcuno che invece dice che si può fare una politica lacaniana, io non è che capisca tanto cosa sia, ma... però questo magari è un limite mio. Prego. Io desidero fare una domanda a Luisa Muraro. Lei prima diceva l'amore è la salvezza. Ecco, che cosa intendi per salvezza? Questa è una domanda che è stata fatta tante volte, viene fatta tante volte dalla cultura laica, perché la cultura religiosa parla di una salvezza, no? E dice salvatore, salvarci, eccetera. E allora qualche volta ho sentito dentro di me o fuori di me risuonare la questione: ma da che cosa dobbiamo salvarci? Cos'è che ci dobbiamo? Da che cosa? Ecco, allora la risposta, visto che la fai a me la domanda, da che cosa è, visto che io ho detto quella cosa lì, che l'amore se mai c'è, se mai vuole farmi trovarsi, farsi trovare da me, anzi si è fatto trovare da me, ma non è come quello che vi immaginate che mi sarei innamorata, è tutta un'altra cosa, comunque lasciamo perdere. Quando si presenta in effetti come l'unica salvezza possibile, possibile. E direi allora, ma che cos'è, da che cosa sei? È dalla condizione umana. La condizione umana è disastrosa, è come dire girata e rigirata in modo che poi c'è un momento in cui tu ti accorgi che stai girando a vuoto, sei ci sono stati scrittori, scrittrici, ma soprattutto uomini letterati e via dicendo, che hanno, come dire, cercato di mettere in parole, è che è proprio la condizione umana che è, perché se e ciascuno secondo me inflette questa cosa alla sua maniera, per cui troverà sempre o uno psicanalista o un prete che gli dirà: mo adesso ti insegno io a... Il prete dirà va bene, ma insomma possono essere per esempio i sensi di colpa. Io non ho sensi di colpa apparentemente per me, ma lo spettacolo che ci fanno continuamente vedere di questa sofferenza umana che non ha rimedio fa sì che io mi senta condannata senza rimedio. Ed è la percezione, non c'è... Ecco, e credo che questo nel fin fondo tutti lo sentono, soprattutto i veri gaudenti giustificano l'essere gaudenti proprio per non dover accorgersi del fatto che la loro situazione, come la tua, come la mia, è in realtà disastrosa. Poi sai, quando la raccontano, io ho avuto, per esempio, sono stata una lettrice del Marchese de Sade, che alla fine l'ho trovato noioso perché è seriale. E poi io sono stata anche una lettrice di Céline, e che certo si spingeva sempre fino a... ma è chiara il fatto, era per sottrarsi questo di... io non naturalmente disapprovo quello che... ma lo capisco quello che lui ha tentato di cosa. E questo, tutto questo è il panorama. Panorama, sì. Io sono assolutamente una che è abituata a pensare a partire da sé, e il sé non ha, è di una profondità che non è l'io, cioè, ma dentro, ecco.
E lì dentro, con me che diceva lui, è tutto un disastro, no? Ma lui non lo diceva dentro, lui diceva la fine del patriarcato ci lascia queste cose. Ma per me questo è, come dire, sì, però il problema è che si mette la fine del patriarcato ti mette davanti al fatto che non risolve. Non risolve. Quello che risolve, che in me si è presentato come soluzione per un tempo, è stato il combattere il patriarcato, impegnarmi a combatterlo, ha dato una risposta, nel senso che, ecco, dopo la fine del patriarcato, una volta che tu cominci a constatarla e senti, può generare angoscia anche in una donna, a vedere, come dire, che l'avversario è sconfitto nel simbolico, sai, la sconfitta dell'avversario, ecco. Vabbè, a mio parere non è affatto sconfitto il patriarcato. Ecco, allora, per vincere l'angoscia di avere di non avere un avversario contro cui combattere, si può pensare che l'avversario ci sia sempre, eterno, indistruttibile e invincibile. Questo sì, è una soluzione. Però io purtroppo non ho questo atteggiamento e tendo invece a vedere bene che gli uomini non sono più quelli che ci apparivano, non sono più quelli di una volta. per certi aspetti gli uomini migliori sono nella mia stessa condizione, vengono sospinti, ma comunque è evidente che non c'è più patriarcato, è evidente che quello che ci comanda è il capitale, ma diciamo alla buona, i soldi. Se posso citarmi, io nel librino ultimo che ho scritto ho detto: una volta comandavano quelli che avevano i soldi, i ricchi, adesso comandano i soldi, comandano anche sui ricchi, comandano su tutte. Ecco, quindi cosa volete, il patriarcato, si può addirittura avere nostalgia del patriarcato. Non parliamo adesso della feroce villania con cui le donne sono trattate dagli uomini a volte. Non parliamo di questo, questo non ha a che fare col patriarcato, questo ha a che fare con la disperazione degli uomini che restano fissati sulle donne perché ne sentono la superiorità e non sanno come appropriarsene. Ha a che fare con queste cose qui, non ha a che fare col patriarcato. Il patriarcato si preoccupava proprio di creare argini perché gli uomini potessero approfittare al massimo delle donne dentro un ambito di relativa giustizia, perché un uomo e stabilità, un uomo come Aristotele aveva il senso del giusto fortemente, e però, ecco, bisognava trovare questa misura e imporla agli uomini e farla rispettare. Assolutamente, perché vabbè, abbiamo vinto. Io 20 anni fa ho scritto un testo, il patriarcato è finito, salti di gioia, e ho saltato veramente di gioia. E questo piccolo testo, c'era, mi hanno detto, facendo le scritte, salti di gioia, per dire il patriarcato è finito e saltiamo. Vincere fa star bene, e basta vedere le partite di calcio. E vincere fa star bene, però non è che risolva, non è la risposta. Allora, per me la risposta è di non perdere la ricchezza prodotta. Infatti sono molto riconoscente a uomini come Riccardo Fanciullacci che si preoccupano di custodire la ricchezza della lotta femminista, del pensiero femminista, non perderlo, sebbene non sia la felicità. Ecco. Scusa, non sono un riferimento. Vado a fumare. Vado a fumare. Diamo la parola. Allora, la contingente. Allora, la Ida mi ha passato il menù.
ve lo leggo, l'antipasti, zucchine, scapece, pomodorelli al basilico e primo sale, con riso al verde, pollo in gelatina, insalata di patate e fagiolini, insalata mista e torta di ciliegie. Laura? No, 11, c'erano due qua dietro. Due. Ho contato uno. Aspetta, fermo. Fermo. Ah. No, adesso dopo taglierò sto pezzo. Neanche il titolo del libro. Allora, ringrazio entrambi per l'intervento e la domanda che mi piacerebbe fare riguarda ancora la frase l'amore se c'è è l'unica salvezza. Però la mia domanda riguarda, sarebbe l'unica salvezza anche se l'amore dovesse finire o l'amore è tale si resta? E quello che lei ha detto prima, riprendo le sue parole, è un continuo oscillare nel senso di vuoto che la vita ha. Quindi quanto c'è amore, questo ci porta a salvezza, poi come un andamento un po' sinusoidale, e poi se questo finisce oppure resta. Grazie. Dopo tu dici... Sì, allora, guarda, è semplice, non è niente semplice, ma la posso dire con poche parole. L'amore di cui ho detto che solo quello se c'è mi salva è nello sperimentare la mia capacità di amare, certo essere amata sì, ma per me, ma dico per me, non voglio dire per altre persone, per me è questo, capisci? Cioè di essere, il fatto che io sia ricambiata è paradossalmente un'esperienza che faccio. Il problema è la mia capacità di amare, è quella che creare, intendi perché, se, quello che fanno le artiste, le scrittrici, creare, intendi quello? No, creare la relazione. Ah, no, non è così, non è così facile e non è neanche da una come me così desiderabile. Io le relazioni le stabilisco, ma le stabilisco sulla base di stima, lealtà, affetto, di cose così, sulla base dell'amore non infatti mi interessava la proposta di Riccardo, perché lui sembra pensare praticabile una relazione d'amore, mentre io, come ho già detto, ero colpita da quello che dal fatto di riuscire di tanto in tanto a portarsi all'altezza nella relazione del non rapporto. Ecco, è questo per me. Poter portarmi all'altezza di qualcosa che non è che me lo dà l'altro e io lo ricambio, una faccenda tra noi due, no, è veramente una cosa più grande. Una volta, ecco, racconto ancora questo episodio, una volta ho sentito un vecchio, ho assistito a questa scena, ero in conversazione con due anziani, uno meno, l'altro di più. L'anziano anziano farfugliava e tutto, e storie che io dovevo ascoltare, ma che erano sempre le stesse, oltre che non ci capivo niente. E l'altro, un uomo di mezza età, suo amico, lo ascoltava affettuosamente. Mentre io assistevo a questa scena, ho avuto un momento di rapimento, perché ho sentito l'amore. L'amore era nell'atteggiamento di quell'uomo che ascoltava l'amico, e lo ascoltava meglio che poteva. Ecco, per esempio,
E allora lì, in questo caso, io ho percepito bene che l'amore non è una cosa che, come dire, un fatto psicologico che si produce. Certo che si produce anche il fatto psicologico. Il fatto psicologico si produce, come dire, come segnale. Segnale che sei in quella dimensione che è quella dell'amore. E tu sai che quella dimensione lì, che è quella dell'amore, è capace, lo sai, anche se è capace di abbracciare anche le persone infelici che annegano nel Mediterraneo. Tu diventi capace, se quell'amore lì c'è, tu diventi capace di piangere la loro sofferenza senza fartene una colpa. Sei sicura? Sì, va. Dico quella cosa? Sì, ma questo è proprio un peccato, perché era molto interessante questo punto, ma è solo una nota su quel dibattito lì, no? se sia davvero finito il patriarcato e quindi se quello a cui siamo presenti oggi vada interpretato come un prolungamento del patriarcato, come un sopravvivere delle opere che sono state prodotte dal patriarcato, sebbene il suo fondamento sia caduto o sia qualcosa di diverso. Ecco, io penso che sia una delle cose più belle del libro della Domenigliani, la discussione di questo punto, il capitolo sesto e settimo, dove lei come struttura... Il libro è, sì, questo, scusate, sì, Il trucco, sessualità e biopolitica alla fine di Berlusconi, che è un libro... Ovviamente parla tanto di Berlusconi, cioè il nome di Berlusconi compare continuamente, però ci sono anche tante parti teoriche molto potenti e una di queste è proprio quello in cui lei spiega con una lucidità che è raro trovare la differenza tra queste due ipotesi di lettura del presente e le ragioni per cui lei ritiene che la lettura giusta sia quella che dice il patriarcato è finito, queste sono forme da leggere in un modo diverso. Per esempio, nel caso di Berlusconi, non è un regurgito di patriarcato, è un'altra cosa. Ecco, è molto persuasiva la sua analisi, molto precisa, ecco, nel senso... La situazione dell'Arabia Saudita o del Messico, quella non è patriarcale. Ah no, vabbè, che adesso qui stavamo parlando di... Sì, certamente sul problema dei paesi extraeuropei, eccetera, le cose sono più complesse, io non ho le competenze per giudicarne. È davvero complessa, vuol dire non che è sicuramente da leggere come patriarcato, vuol dire che è complessa. Io non ho le competenze per parlare. No, sì, vieni tu, perché qua così non si alza anche lì. Allora, no, io volevo dire una cosa rispetto alla crisi del patriarcato. Magari è stata già detta in altre situazioni sicuramente, però io riflettevo dopo tutta questa esposizione come secondo me sarebbe molto importante riflettere sulla ricaduta della crisi del patriarcato sul femminile, cioè quanto, e secondo me non è risolvibile solo con la politica delle donne, della differenza. Secondo me c'è un margine che io personalmente leggo nella realtà, nelle cose. Quello che mi è venuto in mente sentendo era, per esempio, negli ultimi 20 anni, diciamo così, no? C'è stata questa caduta di natività, adesso non perché la donna, di nascite, insomma, no? Di natalità, scusate, natività. Penso, io dico 20, ma magari sono anche di più, non importa, però allora questa cosa nel luogo comune in genere viene attribuita all'economia. Io non penso che sia solamente questo, c'è un legame tra la postura, la difficoltà, il porsi, nonostante l'esperienza e gli strumenti di riflessione che al femminile vengono costantemente proposti e che le nuove generazioni in parte hanno acquisito e magari appunto ci sono cresciute, che è in sospeso. Cioè c'è un femminile che è smarrito tanto quanto, secondo me. Adesso io ho citato le nascite, ma
si possono citare per esempio le soluzioni con taglio estremamente maschile rispetto alla pseudoautonomia, no? All'uguaglianza, quella che diceva Luisa, no? Facciamo tutti la stessa cosa, maschi e femmine, e quindi cosa succede? Che la donna si sostituisce nei ruoli al maschile e l'uomo rimane a casa e tutti sono contenti. Chiaramente questo non è il tema, ma neanche quello che vogliamo, no? Però mancano, come anche diceva Laura, le parole, manca più che le parole, quasi il pensiero, ma non il pensiero astratto, il pensiero, manca il pensiero esperienziale, il dire intorno a questo tema. E io penso che sia molto importante, perché se noi prima come donne non mettiamo a fuoco la crisi, la ricaduta che questa crisi del patriarcato ha e ha avuto e ha su di noi, sulla vita, sul simbolico anche, oltre che sul fa, non se ne viene a capo. Ecco. Sì, perché a me pare, Teresa, in tutta amicizia, che tu giri intorno a una cosa, hai girato, ma la cosa che volevi dire non l'hai detta, e non importa, ma si sente proprio questo girare intorno, per cui lui, che è sempre così pronto e generoso, sta lì a pensare, ma che cosa avrà detto questa? E io dico, ma che cosa... Vuoi che noi non stiamo pensando a quello che capita in seguito alla fine del patriarcato? Parliamo spesso, e il gran numero delle donne single, la fierezza delle donne che fanno bambini senza padri, e questo, e poi le statistiche, e poi le manager, e poi gli uomini che brontolano sulle loro campe, manager. E via, via, non facciamo altro che... No, non facciamo altro. No, beh, certo, se c'è un problema, però, e forse un problema c'è in te, chiuso e nascosto, se c'è un problema, che se ne parli, certamente. Io poco fa ho parlato di un problema che mi si pone. Abbiamo messo fine al patriarcato e vedo che non è la risposta. Combattendolo, il patriarcato... in me, fuori di me, sono stata felice, ma ora che la cosa è fatta so bene che non che io sia delusa, e che di questa ricchezza che cosa facciamo di questa ricchezza che abbiamo prodotto e generato, tant'è che ho ringraziato Riccardo per il fatto che ci lavora, io stessa lo faccio, va bene, di quello che è il post patriarcato si parla, si scrive, si dice, ma il problema che hai tu te lo sei tenuto chiuso dentro di te, e cosa vuoi? Noi non abbiamo afferrato, non siamo indovini, e questo lo raccomando, la questione della verità soggettiva, cioè quando abbiamo qualcosa che ci rimugina dentro, ricordiamoci di fare la ricerca, perché lì c'è una verità che vuole essere detta, non da Tizia, Caia, Sempronia che scrive i libri, da te, scusa, adesso questo è un tuo interlocutorio, la verità soggettiva, che cioè il tormentone interno è che a volte noi ci diciamo le cose in un modo non vero e quindi il tormentone continua. Quando la cosa riusciamo a dircela vera, vedrai che non si risolve niente, ma il tormentone finalmente passa. Che punto sono? Perché non vanno la registrazione. Una domanda su questo concetto della serialità, sì. Che non mi è, cioè che da qualche parte così intuitivamente mi è chiaro, e dall'altra a che fare. A che fare col tempo, non lo so, nella mia sperimentazione dei rapporti, dei tentativi di stare vicino a una sessualità che accoglie, che poi ha terrore di essere invasa,
e che altre volte avrebbe altri desideri, eccetera. Alla fine il buco, uno dei così dei, delle parole, o che spostando sul pensiero riesce, è questo concetto del tempo. Allora in me diventa una sorta di feroce interrogazione del presente rispetto a chi ho a fianco, come se mettessi me e chi ho a fianco in croce per entrare sempre più dentro una sorta di, appunto, di profondità che ha a che fare con il concetto di tempo. E quindi le rivoluzioni o i cambiamenti hanno a che fare con le durate, con le gabbie del tempo. La serialità applicata appunto al maschile, all'altro, la capisco fino a un certo punto, cioè sono in grado di immaginarla evidentemente come un confine o una cosa, questi appunto concetti di infiniti matematici un po' sospetti, ecco, però non vado oltre. Grazie. Voi sapete la storia, la canzone del Don Giovanni, di Leporello, che fa l'elenco. Ecco, quello è uno degli esempi classici della serialità maschile. Tanto per... Vabbè, sì, no, l'area del Don... Sì, il catalogo che ho fatto io, e poi dice in Italia sono... In Spagna, in Francia... Adesso mi ricordo il nome, che sì. Comunque, tanto se non è nel suo riferimento. Allora, la questione del tempo è assolutamente... No, perché uno deve sapere di che cosa parliamo. Sì, sì, ecco. Dammi un attimo. Allora, la questione del tempo è proprio la questione che interessa molto anche a me. E ho usato una espressione che è una delle... dei modi per indicare quella che per me è la questione che io cercavo di porre oggi, non dico che è l'unica questione, e cioè quella di una relazione che ha durata. Lacan, per esempio, nel testo di cui abbiamo parlato oggi, Seminario 20, riesce a fare uno spazio all'incontro d'amore, ma soltanto nell'ultima pagina fa un cenno all'incontro che riesce ad avere una durata. E c'è anche chi dice, secondo me non del tutto a torto, che sembra dire che è impossibile, ok? Quindi è proprio la questione della durata. Quindi si tratta di pensare figure del tempo per cercare di capire questa cosa qua. A me, per esempio, è una figura che interessa molto, da tanto tempo ci giro un po' intorno, mi piacerebbe un giorno cercare di trovare qualcosa per svilupparla, è un tempo degli slittamenti, no? Cioè dove succedono delle cose anche se tu non le padroneggi. In una relazione succedono queste cose che si spostano, ci sono delle cose che si muovono al di là del momento che ti sembra quello in cui prendi una decisione o no, ecco, accadono. Un po' Iris Marlowe cerca di pensare questo. Lei dice: non dobbiamo credere che l'essere umano è fatto da decisione, poi niente, decisione. La decisione è preparata da quello che succede in mezzo, tacitamente, con delle piccole riorganizzazioni percettive, eccetera. Quindi ha a che fare con un modo di pensare al tempo. La serialità è un modo di parlare del dispositivo offerto alla, che viene chiamata la posizione maschile, per gestire l'infinità del godimento, cioè il fatto che il godimento non si soddisfa di una sola cosa. Allora, se non si soddisfa di una sola cosa, che cosa gli offre il dispositivo della serialità? E fanne un'altra, no? Allora, sarà il tal cellulare, e se non è questo, quando dice bene, è il prossimo. Quindi vedi come ci lavora il capitalismo, no? Il nuovo oggetto. Ma l'esempio, che tra l'altro è proprio quello che fa anche Lacan in quella pagina, di Don Giovanni è massimamente espressivo di questo, no? Perché Don Giovanni cosa fa? Fa una sequenza di conquiste, no? Ok? Sì, Don Giovanni è il seduttore, no? Seduce, e quindi che cosa fa? Cerca di trovare una soddisfazione al godimento sessuale, non potendo, essendo che nessun incontro gli dà quello che cerca, cioè l'inglobamento, cosa fa? Ecco, ne fa una sequenza. La cosa interessante è provare a pensare che questa struttura condiziona tante altre modalità, no? Per esempio la conquista di potere, no? Sempre più potere, no? Cerca una carica sempre più alta, no? Con questa modalità dove quello che manca è quello che mi darà la cosa uguale in più, capisci? Ecco, quindi la differenza è questa, cioè prendo una cosa determinata, manca di qualcosa, quello di cui manca è quello che mi darà un'altra cosa determinata successiva, non uno sfondo diverso. Questo è lo schema della serialità, che viene anche chiamata appunto la funzione fallica, no? Perché? Perché lì ci sono tanti elementi. Da un lato c'è
anche proprio a fare riferimento anche alla concretezza dell'allenamento, erezione e detumescenza del pene. Quindi c'è proprio anche questa, lo ricava anche a livello materiale da questo andamento così scandito, no? Ma poi soprattutto perché il problema è il rapporto col padre, no? Quella che viene chiamata l'eccezione paterna, cioè la sessualità della posizione maschile è tutto un confronto con l'eccezione paterna. Sarò come mio padre, lui era Giorgio I, io sono Giorgio II, mio figlio sarà Giorgio III. Oppure, mio padre non è mai arrivato all'Acropoli, io ci sono arrivato. Freud che racconta le cose. Mio padre è arrivato fino qui, io sono andato, io non sono riuscito a fare quello che lui ha fatto. Ecco, c'è tutto questo schema di continuo confronto con quell'eccezione. Questo è un altro modo per entrare un po' nella faccenda della serialità. Non so se mi sono un po' spiegato. Però vedo. Prego. Comunque fa un caldo terribile. Mamma mia. Ma intanto faccio i complimenti per così le cose che sono state dette anche molto bene, anche trattate così con grande delicatezza. E alcune sono riuscito anche a rivedere l'istituzione dei matrimoni, insomma, di questi accordi, degli spazi più intimi che vengono in qualche modo desiderati e strutturati con un'altra persona, ad esempio. No, io volevo dire una cosa sulla serialità, forse la dirò male, ed è un problema perché mi sono anche prenotato per la cena. Però volevo dire questo, perché non lo so, è una domanda che faccio perché esattamente non lo so. Perché non si può trattare la serialità come una cosa anche al femminile? Come un diritto e una fantasia che è anche femminile? Cioè, se lo è, si può dire qualcosa su questo, perché altrimenti mi sembra un po' una semplificazione, no? Esageratissima, rispetto anche a quelle che possono essere le esperienze personali di ciascuno di noi. Grazie, grazie della domanda, che invece è molto chiara. Beh, io direi due cose. Allora, beh, Anna, tre. Vabbè, intanto questa è una precisazione che ha delle complicazioni, ma la devo fare. Lacan in realtà non parla, no, di le donne e gli uomini, dice la posizione maschile e la posizione femminile, dice la posizione femminile può essere anche assunta da uomini, e fa l'esempio di San Giovanni della Croce, e la posizione maschile può essere assunta anche da donne. Questo in realtà crea dei problemi, non è che è una cosa che dice, ah beh, allora è tutto a posto, però va ammesso. Quindi senz'altro può capitare donne che hanno la posizione e praticano quindi una forma di godimento di tipo seriale, che sia io no. Lei ne ha incontrati? Certo. Sì. Ah, sì. Lei ne ha incontrati? No, perché siccome io non ne ho incontrate, non si perde. Io non ne ho incontrate, però adesso che ci penso c'è una che sì, adesso che ci penso possiamo perché noi parlassimo dei casi ideali. Però da parte, proprio per andare incontro a questa questione, non è solo un fatto di questo, cioè se teniamo, facciamo entrare nel discorso il convitato di Pietro, quello di Don Giovanni, cioè il discorso capitalista, allora lì vediamo, per esempio la Domigliani lo evoca nel suo libro che è scomparso di là, c'è anche il capitalismo offre un dispositivo di gestire il godimento a tutti, perché per il capitalismo sono consumatori, poi fa la differenza perché chiaramente deve vendere le ciprie e da una parte e dopo barba dall'altro, però offre quel tipo di dispositivo, quindi è chiaro che esiste anche una sessualità di tipo seriale praticata da donne, io non ho incontrate personalmente, ma si vedono anche in alcune rappresentazioni cinematografiche, no? Quindi è un tipo di figura che viene ammessa. Ora, nella tua domanda era, può essere, e allora abbiamo detto qualcosa, o perché non dovrebbe essere? Cioè c'è un problema di valutazione. Allora, io qua devo subito dire, non è un problema di valutazione, io non sto dicendo la serialità è sbagliata, ok?
ha il godimento dell'idiota, che è una frase di Lacan, quindi è sbagliata. No, infatti per me lì è un gioco retorico un po' furbesco, no, di Lacan, dire così. Cioè, si tratta di capire se è possibile un'altra e se quest'altra sia più vantaggiosa, no? Sia più tale da far fiorire. Non è una questione morale di dire no, non devi, no? Capisce? Quindi capisci? Non è inteso di dire accidenti, serialità, con una prospettiva di tipo moralistico, no? Per carità, lasciamo perdere la serialità. Si tratta di capire se si riesce ad aprire lo spazio per qualche altra cosa che, una volta divenuta riconoscibile, dia la possibilità eventualmente di prendere un'altra direzione, che non appaia con un destino, perché non è offerta all'esperienza un'altra possibilità oltre quella, non è di arrivare lì con una prospettiva da predicatore morale dicendo non fate questo, fate quest'altro. Ecco, è che diventi, che si apra soprattutto, che si apra quest'altra possibilità dell'esperienza, non solo come pensiero. Io, scusa, dicevo un grid, una fantasia anche al femminile, dicevo, ho proposto questo, poi non so. Sì, ma per carità, non è assolutamente un problema di diritti, senz'altro. Si tratta di... il capitalismo offre questo diritto a fantasia di tipo seriale abbondantemente a tutti, ovviamente. Ora, la sfida politica è capire se non è possibile aprire anche qualche altra cosa. Ovviamente poi si ritorna al nodo che si discuteva prima, cioè di dire queste altre cose riescono a fare lo spazio alla sessualità o non parlano più di corpo, non parlano più di piacere e quindi dici, vabbè, quando, per cui si produce un po' una schizofrenia, no? Un discorso, quando dobbiamo parlare delle relazioni sul lavoro, che va bene, e poi c'hai, esci fuori, è pubblicità, come anche in Italia, ma anche a Parigi, sei da un mese e mezzo ci sono soltanto pubblicità di donne in costume da bagno, evidentemente questa cosa qua, di ragazzi, di modelli in costume da bagno, questa cosa qua condiziona una serie di cose, quindi va a toccare dei nodi, non so se intercetto il problema o no. Io questa la vedo come un'altra questione, però ah. Staccata. Allora magari... No, dai, non voglio, va bene, non voglio monopolizzare. Altre domande? Alza la mano? No. Allora, pensate che possiamo terminare qui, così, in questa forma aperta, e però abbiamo fatto un po' di navigazione, l'abbiamo fatta benino. Grazie soprattutto a Riccardo, ma anche a voi che... quindi. Stefania voleva intervenire? Forse Laura mi concede ancora qualche minuto, volentieri. Se Stefania interviene, sì. No, ma era giusto. Insomma, non vorrei. Esatto. Mozart. No, ma volevo giusto riagganciarmi al punto centrale del tuo intervento, mi è sembrato, e a quel che è stato detto da Laura e da Vitter, giusto per capire se poteva andare, perché mi chiedevo in che senso è così importante, non so, per te, come faceva la domanda a me, passare da un discorso sull'amore, però più legato a rapporti singolari, menzioni singolari, dire c'è questo, ma c'è anche il piano di forme, no? Dov'è la posta in gioco? E penso per me sia una posta in gioco politica legata alla questione dell'autorità simbolica femminile. Nel senso, dico, quando è che viene fuori per me questo problema? Ad esempio, pensavo con una cugina di 13 anni e effettivamente non è semplice, si vede quello che Barbara Verzini diceva su un articolo di Via Dogana, una messa a disposizione del corpo delle giovanissime, no? E anche con Sara ne parlavo, come si fa a trovare una parola che dia una misura, no? Senza andare contro la sua libertà e allo stesso tempo dandole una misura. E penso, ad esempio, lì per me è un momento molto chiaro in cui questa forma di pratiche e il bisogno di parole si fa questione politica, ed è per me una questione politica che ha un nome preciso, che è quella dell'autorità simbolica femminile. Ed è difficile perché, ad esempio, quando io l'ho fatto con lei è stato maldestro. Quindi mi dico, non è una questione facile riuscire a trovare la buona forma. E pensavo anche su un altro lato, dire se ci può essere un'autorità, non so se la chiami autorità morale o simbolica, che possa dare un orientamento
alle coppie che cercano eventualmente di passare attraverso questa dimensione. Ed è lì di nuovo che vedo il bisogno di passare, certo tramite invenzioni singolari, ma qualcosa di più. Era giusto per darti ragione, per precisare il punto, sì, per me, sì, non so, sì, se è il tuo, sì, però. Sì, sì, sì. Perché per me è questo, però non so il tuo. L'hai detto meglio. Sì. Sì. Sì, sono due ottimi esempi, anzi mi aiutano a capire meglio anche a me, perché io la pensavo in termini di simbolo, a partire, diciamo, la questione delle tante questioni concrete che sono sotto la problematica generale di cui abbiamo parlato oggi, della relazione, eccetera. Quella che a me interessa ha a che fare con il problema della flessibilità, come mettere insieme un legame, una durata, con contesti lavorativi che chiedono molta flessibilità, spostamenti, eccetera. Quindi lo penso a partire da quello, il problema. Sì, forse un'altra questione. Esatto, nel concreto poi si divide in un'altra questione. Però queste qui che citi tu rientrano assolutamente, certo, certo. E sia quella della, diciamo, che si lega alla cosa che diceva Laura della sessualità, sia al problema della filiazione. Chiaramente sono altri nodi che hanno a che fare con la tessitura di forme di rapporto. Sì, sì. Posso aggiungere? Ecco, questa tematica, così come ora l'ha espressa Stefania Ferrando, e come con questa sfumatura che riguarda la soggettività umana e l'autorità, e io proprio in quel librino che è stato ricordato, L'anima del corpo, allora io l'ho imposto in un altro modo, ma vediamo, e cioè occorre che pensiamo meglio, più profondamente, il concetto del non disponibile, e che questo non disponibile non è un proibito per qualche titolo, è qualcosa invece come concepibile, come un argine, comunque provvisorio dal punto di vista evolutivo, un argine per salvaguardare, custodire l'essere umano in quanto destinato alla felicità. Ecco, cioè riconcepire da Aristotele è l'idea che l'essere umano, ma la formula a mia maniera, l'essere umano, l'essere proprio che poi si concretizza, è il modo dell'essere che è destinato alla felicità, ha iscritto nel fatto che noi la desideriamo, la vogliamo. Allora, il non disponibile, individuare meglio, non invece, come dire, la proibizione, la moralità, eccetera, ma ammettere che i guadagni di libertà, dal punto di vista proprio evolutivo, del potenziamento dell'umano, permetteranno poi di oltrepassare quell'argine lì. Ma l'argine viene fatto, e viene fatto con autorità, che si fa intendere, viene fatto proprio per custodire, ecco, una verità, come no, no, custodire quell'essere umano lì, la bambina di 13 anni, o non importa, quell'essere, per custodire l'essere umano in quanto destinato a essere felice, e quindi affidare a un potenziamento possibile della libertà il fatto che quell'argine non sia più necessario, ma finché è necessario a custodirlo, lo si fa. Nel caso, l'esempio della bambina si presta molto bene a questo. Dov'è la Presidente? Loro sono pronti, aspettano. Allora, vi ringrazio di nuovo, ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti, ma anche le altre persone, ma in primis Riccardo, ve l'ho detto un professore, ma un professore che sa insegnare, bravissimo, bravissimo.